Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo in diretta. Buona settimana a tutti quanti, buon lunedì. Oggi è lunedì 19 febbraio 2018 e siamo qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. La puntata di oggi prende spunto da una notizia di qualche settimana fa, ma vogliamo andare a conoscere meglio una realtà che a Milano è da anni che esiste, che insomma lavora, diciamo, sul territorio. La notizia è questa: la notizia è quella di una campagna pubblicitaria proposta ad ATM dalla UAR, l'Unione Agnostici, Atei Agnostici Razionalisti Italiana, che poche parole, è una campagna che chiedeva di libertà di scelta per l'istruzione delle religioni nelle scuole, ma poi comunque chiederemo ancora meglio alla nostra ospite. Beh, ATM o chi per esso, adesso poi chiederemo appunto tutti i dettagli, ha detto no, non si può mettere questo tipo di pubblicità sui nostri mezzi, non si può mettere sui nostri autobus questo tipo di campagna. E allora da lì siamo un po' andati a conoscere che cosa e chi è la UAR, e lo facciamo quindi oggi qui in diretta con voi insieme alla nostra ospite Alessandra Stevan, appunto di UAR Milano. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Allora, io ho raccontato un po' così, velocemente e sommariamente. Torniamo allora un passo indietro, come si dice in questi casi. UAR, che cos'è? È una nuova associazione appena nata? Non sembrerebbe, no? Giusto? No, in realtà abbiamo da poco festeggiato il trentennale qualche mese fa, quindi non siamo un'associazione, diciamo, appena nata, anzi, siamo attivi sul territorio da diverso tempo. E fondamentalmente noi siamo un'associazione di promozione sociale che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici. Siamo attivi praticamente in tutta Italia, ci sono diversi circoli e referenti sul territorio e le nostre attività si concentrano sulla diffusione di valori quali l'uguaglianza, la libertà di espressione, il rispetto dei diritti umani, l'autodeterminazione dell'individuo, quindi tutto ciò che riguarda la libertà di scelta sul proprio corpo e sulla propria vita. Andiamo ad analizzare bene. Allora, UAR vi chiamate, Unione Sì. Atei Agnostici Razionalisti. Allora, per il nostro pubblico, velocemente facciamo un po' il glossario della vostra Sì. associazione. Chi è l'ateo? L'ateo è una persona che non crede nell'esistenza di una divinità o più divinità, quindi fondamentalmente un non credente. L'agnostico invece? Ma allora, sull'agnostico ci sono in realtà poi diverse sfumature, non tutti gli agnostici probabilmente si identificano con questa definizione base. In definitiva è una persona per cui l'esistenza o la non esistenza di una divinità non è particolarmente rilevante, nel senso non è dimostrabile né una né l'altra ipotesi, ma fondamentalmente non incide particolarmente sulla sua vita e sulle sue decisioni Diciamo che è un quotidiane. possibilista, diciamo, dice può darsi, ma tanto a me non mi cambia la Ma vita. sì, no, sicuramente siamo d'accordo sul fatto che non sia possibile dimostrare proprio con certezza, dati alla mano, allo stato attuale, una delle due ipotesi. Quindi l'agnostico, anziché diciamo, esprimersi in maniera sicura e Categorica. decisa, sì. Poi ci sono in realtà i 7 gradi di credenza, non credenza, quelli Ah, teorizzati questo è da interessante. Dawkins, sì, c'è una scala da 0, da 1 a 7, se non Ah, poi sbaglio, c'è sì. un test, si può fare un test per sapere che scala di livello si è? Ma allora, nel suo libro L'illusione di Dio c'è una descrizione accurata dei 7 gradi, quindi uno poi leggendo la descrizione si può identificare in uno di questi, si va dalla Interessante. credenza assoluta in una divinità alla non credenza assoluta e poi uno si può Perfetto. trovare quella. Tutto questo era chiuso, però l'ultima parola che avete deciso di mettere, e che forse è meglio ancora spiegare, che è razionalisti, nel senso che Sì. voi dite. Sì, noi, la nostra attività si basa appunto sul principio di agire in base alla razionalità, alla ricerca scientifica, alla ragione, molto banalmente lo dice abbastanza anche il termine da sé, insomma. Perché è nata la UA? Che necessità c'era in un paese come il nostro di far nascere un'associazione del genere? Ah, perché in realtà ancora oggi l'UAR è l'unica associazione nazionale che rappresenta i cittadini atei e agnostici. In realtà non siamo neanche pochi, nel senso che più o meno la presenza è stimata intorno ai 10 milioni di italiani, però non c'era nessuno che ci rappresentasse in definitiva, che portasse avanti le istanze atee e anche laiche.
perché noi chiaramente agiamo su. E appunto, qual è l'importanza di portare avanti le istanze, ad esempio, della laicità dello Stato? Cioè, non è già così? Su carta sì, però nei fatti non è esattamente così. Basti pensare che, per esempio, la legge 194 del 78 in merito all'aborto è effettivamente una legge dello Stato. In realtà però le ingerenze clericali sono numerose. Basti pensare al fenomeno dell'obiezione di coscienza. Sono stati fatti diversi diciamo studi a riguardo, e c'è un'altissima percentuale di donne che addirittura sono costrette a cambiare regione per trovare un medico, un ginecologo non obiettore di coscienza. Quindi sì, c'è ancora tanto da fare. Anche nella stessa Lombardia questo problema avviene, oppure noi siamo un'isola allora, felice? La percentuale è di circa il 75%, se non sbaglio, di obiettori. Di obiettori? Sì. Ah, cavolo. Varia di regione in regione, ci sono alcune regioni in cui è molto più accentuato e sfiora il 90-95%. In Lombardia, se non sbaglio, dovrebbe essere intorno al 75%, che è comunque tanto. E purtroppo è un problema, perché una donna si ritrova a dover girare gli ospedali sperando di non incontrare un obiettore. Ecco, mi viene da pensare, appunto, che quindi, insomma, 30 anni di attività di UA, adesso mi raccontavi di una battaglia, ad esempio quella per la 194, che è una battaglia che negli scorsi mesi è stata molto accesa, e che magari nessuno si è accorto che dietro in realtà poi c'era, appunto, in realtà come UA. In quali altre, mi viene da chiedere, appunto, in quali altre battaglie in questi 30 anni, quali sono state i vostri le vostre istanze, cosa avete portato avanti in questi 30 anni di lavoro? Ma oltre appunto al discorso dell'autodeterminazione dal punto di vista dell'aborto, basti pensare, in questi giorni si sta parlando tanto di Cappato, di DJ Fabo, della sentenza del Tribunale di Milano. Noi abbiamo sempre supportato la libertà dell'individuo di poter decidere come disporre della propria vita nel caso in cui non decida più di proseguire in uno stato di sofferenza estrema. Infatti abbiamo anche partecipato ai presidi di solidarietà davanti al Tribunale di Milano durante le varie udienze. Appunto, che tipo di iniziative fate sul territorio? Le iniziative sono diverse. Cioè, quando c'è la battaglia, immagino, appunto, c'è il presidio, sì, si va. E si fa la battaglia del momento. Quando invece, diciamo, la situazione è più tranquilla, non so poi se lo è mai c'è sempre, ecco, qualche battaglia, sì. Però diciamo invece l'ordinaria amministrazione, che tipo di attività fate? Sono in realtà attività di diverso tipo, possono essere eventi, conferenze, dibattiti. Mi viene in mente adesso, visto che il periodo è questo, le conferenze in occasione del Darwin Day. Possono essere presentazioni di libri che trattino tematiche inerenti alla laicità, l'ateismo o diritti civili in senso ampio. Diciamo che spaziano molto le nostre attività, ecco. Poi tutti gli anni. Che cos'è il Darwin Day? Allora, il Darwin Day, da tradizione britannica, cade il 12 febbraio, l'anniversario appunto della nascita del biologo e naturalista britannico, e viene usata come giornata per celebrare i valori della razionalità e della ricerca scientifica. Come UAR è nostra consuetudine organizzare appunto una forma di celebrazione in questa data. E gli eventi sono di diverso tipo, possono essere o incentrati su Darwin. È un po' il Natale del razionalista, il 12 febbraio, no? Sì, no, è una data per noi molto importante. Infatti in tutta Italia si sono svolti o si stanno svolgendo questi eventi. Noi a Milano l'abbiamo fatto lunedì scorso. Raccontaci un po', come andate a Milano, cosa avete fatto? Noi a Milano abbiamo fatto una serata incentrata su Darwin, in particolare su che cosa non ha detto Darwin. Perché nonostante sia conosciuto da tutti, praticamente anche dai bambini delle elementari, in realtà ci sono diverse, diciamo, informazioni non esattamente corrette sia su Darwin che sull'evoluzionismo. Abbiamo invitato il professor Ferraguti della SIBE, la Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, e ci ha smontato un po' appunto queste false credenze diffuse. Banalmente, la semplificazione: veniamo dalle scimmie, giusto per far capire l'impostazione della serata. Non è proprio così. È una semplificazione un po' scorretta, perché in realtà abbiamo un antenato in comune. Io qualche dubbio su alcune persone ce l'avevo, infatti, no? Darwin mi vede che aveva ragione, perfetto. No, vabbè, cercate appunto di analizzare appunto razionalmente, che ancora una volta torna. Sì. Anche delle informazioni che magari sono arrivate anche un po' sbagliate a noi, giustamente, quindi magari ci si aggrappa una credenza che poi in realtà non è magari quella, in un certo senso. Quindi appunto la scienza può aiutarci anche in quello.
Iniziative sul territorio, mi hai detto, 30 anni di attività, tra queste appunto quella di, diciamo, informare, divulgare, sensibilizzare, mi verrebbe da dire. Sì, esatto. Credo che in questo rientrasse l'idea che avete avuto nel fare questa campagna pubblicitaria che a Milano non abbiamo ancora visto. Sì, O meglio, alla fine avete sì, fatto pubblicità così che ci è andata bene alla fine. sì, no, Ringraziate infatti. ATM e GP Decoper, che insomma avete fatto pubblicità così. Qual era lo scopo della campagna pubblicitaria? Che cosa doveva portare? Allora, la campagna in realtà Che vediamo, tra parentesi. aveva uno Eccola. scopo ben preciso, ovvero quello di sensibilizzare in merito alla libertà di scelta in campo religioso in questo caso. In realtà la prima fase della campagna è stata a novembre, è stata lanciata in occasione della giornata sui diritti dell'infanzia, che cade il 20 novembre ogni anno. E abbiamo deciso di farla circolare nelle diverse città nel periodo appunto di gennaio, perché è il periodo in cui si fanno le iscrizioni a scuola e quindi è il periodo in cui i genitori o gli studenti stessi, per quanto riguarda le superiori, decidono se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica, Ok, quindi appunto. parliamo dell'insegnamento della religione nelle scuole, giusto questo? Sì, questa fase sì, si è Ok. focalizzata su questo aspetto. Niente, la campagna è molto semplice, molto diretta, c'è cioè appunto questa bimba di circa 2 anni che fa una domanda molto semplice, ovvero posso scegliere da grande. Perché? Perché viene ritenuto abbastanza normale nel nostro paese diciamo imporre una religione a un bambino che in realtà non sa neanche che cosa sia quando ha appunto 2 anni, 6 mesi, quello che è il concetto di religione. Per noi invece bisogna lasciare la libertà di far compiere a questo soggetto una scelta autonoma e soprattutto ragionata, cosa che da piccoli non si può fare. Devo dire la verità, a me incuriosisce molto questo, nel senso che la prendete la religione come una cosa molto seria, molto più di quelli che a volte ci credono nella religione, mi sembra. Nel senso, ma cioè, complimenti, nel senso che ovviamente non dico di tutti, anzi, so che la religione è una cosa importante e per molte persone che credono, che hanno proprio una fede e che nessuno va a dirgli che non possono credere, ci mancherebbe, anzi. Ma molto spesso viene anche vista come una cosa, ma sì, mio figlio lo mando alla religione, ma sì, lo mando in oratorio, cioè, sottovalutando invece l'importanza che voi date in realtà, quindi riconoscete proprio una giusta importanza alla religione, e giustamente anche alla scelta di dire da grande deciderò che fede professare. Cosa è successo però? Era un cartone pubblicitario come... Devo dire la verità, ne ho visti tanti altri, più o meno provocatori, insomma, se dovessimo parlare di provocazioni, Robert Benetton non avrebbe potuto mai fare pubblicità in vita No, sua. poi secondo Quindi, me questa non è neanche una campagna non è neanche così particolarmente provocatoria, una aggressiva, è bambina che molto chiede, fa una semplice, chiede domanda. libertà di Tra scelta. parentesi, sottolineo questa cosa, a pagamento, nel senso che voi avete raccolto Sì, dei sì, soldi per sì. pagarla, fior fior di migliaia di euro, come fatto già in altre città d'Italia. Quindi non stiamo parlando di spazi regalati da comune, da ATM, da No, no, nessuno. assolutamente. Quindi la UA che molto probabilmente si autofinanzia, immagino, non credo che prendiate sovvenzioni da chissà chi. Ok, No, in realtà noi riceviamo il 5 per ah, 1000 5 e mila, poi ci ok. sono le donazioni, chiaramente i contributi dei soci, le No, iscrizioni, sennò eccetera, Onlus come tante altre, eccetera, diciamo, APS. APS in questo Sì. caso. Adesso poi il terzo settore sta rivoluzionando, cambia tutto, quindi effettivamente non ci saranno più le Onlus, quindi non avremo più neanche da nominarle. Comunque, sta di fatto che avete fatto questa campagna, l'avete mandata a chi di dovere, all'agenzia che gestisce tutto, l'avete già pronte anche quasi le fatture da firmare, già pronte quasi Sì, avevamo già tutto. mandato i dati di Già fatturazione date le fatture? all'agenzia, sì. Voi già contenti che lunedì, adesso non so che giorno, vedremo gli autobus uscire e invece... E invece ci è arrivata comunicazione da parte dell'agenzia, appunto IGP Deco, che purtroppo da regolamento ATM non era permessa l'esposizione di pubblicità con contenuto religioso. E poi c'è stato in realtà un malinteso perché in seguito a questo rifiuto che riguardava gli autobus, ci è stato proposto il circuito giostre in metropolitana, quindi proprio sui vagoni. Noi abbiamo accettato, anche se comunque ci eravamo rimasti un po' male, essere sinceri, perché I avremmo bigliettini voluto farli. che sono quei cartoncini che pendono giù nelle No, metropolitane. sono gli spazi tra un vagone e l'altro, Ah, quelli. Ok. E noi comunque abbiamo accettato perché
potevamo fare quello, nel senso ci avevano rifiutato gli autobus, quindi abbiamo accettato. E in realtà poi ci è stato comunicato che il divieto si estendesse anche agli Ah, spazi. quindi anche quelli. Sì, perché in realtà sembra che il regolamento, anche se io non lo so perché non l'ho ancora visto questo Infatti poi adesso ti regolamento, abbiamo infatti nel merito di questa cosa. sembra che il regolamento preveda il divieto per quella che è considerata pubblicità in movimento. Invece per la pubblicità statica è possibile esporre campagne a contenuto religioso, politico, eccetera, eccetera. Sta di fatto che detto così, uno dice, ah beh, è un regolamento, vabbè, non posso andare contro il regolamento. Poi fermiamoci un attimo a ragionare e viene in mente però autobus con l'8 per 1000 che hanno girato tranquillamente la città di Milano senza Esatto. problemi e soprattutto gli autobus, chi non se li ricorda, in vista della visita del Papa, Che che pubblicizzavano pubblicizzavano la visita della quella a messa a Monza. Monza, quindi c'era già. Ma allora la cosa buffa è che in merito alla campagna, cioè alla pubblicizzazione, diciamo, della Santa Messa, ATM ha detto che quello in realtà era un evento, quindi non si trattasse di una pubblicità con contenuto religioso. Per quanto riguarda l'8 per 1000 non si sono Che fa ridere espressi. pensando che c'era il Papa su, non era male. Sì, no, ma poi Pensare voglio che il Papa sia un dire. testimonial come te, qualsiasi altro non è No, ma anche male. perché stiamo parlando del Papa che era in visita Sì, pastorale infatti. e stiamo parlando della pubblicizzazione della Ah, ma messa, era quindi. pari pari a un concerto di Rihanna, secondo loro, quindi va benissimo, ok. Invece, per quanto riguarda l'8 per 1000, non, che io sappia, non hanno comunicato nulla, non so quale Ma soprattutto appunto hanno giustificazione. detto che era un regolamento, quindi voi giustamente avete detto, va bene, non c'è problema, fateci vedere questo regolamento. Cosa dice questo E regolamento? il problema è che questo regolamento sembra un segreto Ah, di non l'avete ancora Stato, visto? non. No. I nostri legali UAR hanno comunque fatto richiesta formale di accesso agli atti perché giustamente noi vogliamo capire esattamente che cosa dica questo regolamento. Però non capisco anche tutto questo segreto, cioè ATM ha confermato che esista un regolamento, perché noi a un certo punto c'era anche venuto il dubbio, devo essere sincera, però ATM ha confermato che esiste un regolamento che contiene questa norma, perché non farlo vedere? ATM, perché non farlo vedere? Ve lo chiediamo anche noi. Andatecelo a noi, glielo giriamo noi se non vi fida, cioè, non c'è problema, nel senso. Beh, vedremo. Adesso siete, appunto, avete fatto richiesta di atto Sì, adesso formale degli aspettiamo. atti e tutto, quindi cercheremo di capire. Come vedete, insomma, sono precisini, sì, sono precisini, è vero. Ci tengono, come dicevo, danno importanza alle cose che forse a volte neanche noi diamo, nel senso che effettivamente. Ma sì, vado all'oratorio, ma sì, vado. Invece, giustamente, ne riconosco l'importanza che la religione deve o avere o non avere nella nostra vita. Fate tantissime iniziative. Una famosissima è quella che vi fa capire proprio anche qui il tipo di lavoro che fa UAR, dello sbattezzarsi, la possibilità di Sì. sbattezzarsi. Allora, spiegacela bene cos'è. Sì. Stai parlando, credo, con il 90% di chi ci guarda, compreso il sottoscritto, gente battezzata, che Anch'io lo però. Non so ero. quanti, però il sottoscritto sì, non mette piede in una chiesa da qualche decina di anni, forse, credo. Però appunto, magari dandogli poca importanza, dice anche, ma sì, va bene, tanto, mi ha battezzato 30 passa, 40 anni fa oramai, Sì, quindi è molto cosa comune cambia? questa, sì, Cosa cambia? Invece spiegaci sicuramente. un attimino. Ma allora, sempre per il discorso che abbiamo fatto prima sulla libertà di scelta, è un po' bizzarro il fatto che nessun genitore, pensa e soprattutto possa, iscrivere, il figlio a un partito, un'associazione, un sindacato, qualunque cosa, ma invece, sembri normale, iscrivere un bambino in questo caso, a una religione, cioè a un gruppo religioso, insomma. Probabilmente un po' viene anche fatto come, in un certo senso, più che altro per l'aspetto rituale, quindi arriva il nuovo bambino come rituale, festa in cui ci sono parenti, eccetera, eccetera. Non penso che tutti quelli che battezzano i figli lo facciano in realtà per un senso così profondo dell'appartenenza religiosa. Per quanto riguarda lo sbattezzo, in realtà, non è un atto per, diciamo, asciugare l'acqua santa durante la cerimonia, insomma. Religiosa, è innanzitutto una scelta di coerenza, nel senso che se io adulto, sono stato battezzato quando non avevo comunque, la possibilità di esprimere un'opinione, oggi non mi riconosco in questa, religione, non mi riconosco nella Chiesa Cattolica per mille motivi, perché rimanere, tra virgolette, iscritto?
Quindi il senso è questo, io mi sono sbattezzata per questo motivo Perché principalmente. ufficialmente chiunque venga battezzato è in un certo senso iscritto nei registri della Chiesa Cattolica, Sì, è in un giusto? certo senso suddito, nel senso che viene considerato come un soggetto che deve obbedire Ok. alla Chiesa Cattolica. Io come atea non mi sono mai riconosciuta come, diciamo, suddita, tra virgolette, della Chiesa, soprattutto non condividendo moltissime, quasi tutte delle posizioni sostenute dalla Chiesa. Non vedo perché dovrei rimanere iscritta. Se fosse un partito, un'associazione, verrebbe normale pensare no, basta. Non rinnovo l'iscrizione, straccio la tessera. Più o meno il senso è questo. Come funziona? Come si può fare? Ma in realtà è molto semplice, basta mandare una raccomandata AR alla parrocchia in cui si è stati battezzati. In realtà, se non si sa esattamente quale sia la parrocchia, si può mandare anche alla parrocchia in cui si è stati cresimati. Insomma, ci sono Ah, modi ok. per riuscire a farlo anche se non si ricorda esattamente quale fosse. E più o meno in 2 settimane arriva la risposta in cui viene comunicato che è stata apposta appunto la dicitura di fianco nel registro, insomma, dei battesimi, è stata apposta la dicitura che questo soggetto non appartiene più, insomma, ha dichiarato di non Quanti appartenere più alla Chiesa Cattolica. sbattezzi che tu sappia ci sono? Cioè, ti dico di Milano, comunque il dato che avete più Ma o allora, in realtà c'è un portale che è sbattezzati.it, se non sbaglio, in cui raccogliamo le segnalazioni. Il problema qual è? Che in realtà non tutti lo fanno Ok. e quindi i dati non sono moltissimi a nostra disposizione. Beh, all'interno dell'UAR credo che, non dico tutti perché no, però la maggior parte credo che siano sbattezzati. Poi ci sono quelli fortunati che invece non sono mai stati battezzati e E quindi... poi non ho provato questo brivido dello sbattezzo, non posso Sì, in un provare. certo senso è È vero. vero. E un altro lavoro che fate, facciamo più di controllo quello invece, è sui costi della Chiesa. Nel senso che vi siete fatti una domanda molto semplice, cioè ci sono dei concordati tra Stato e Chiesa, alcune cose le paga la Chiesa, altre le paga lo Stato. Beh, andiamo a vedere che cosa paga lo Stato, quanto lo Stato italiano paga per l'attività della Chiesa di Roma, diciamo, ecco. Cosa ne viene fuori? E ne viene fuori che paghiamo 6 miliardi all'anno alla Chiesa Lo Stato Cattolica. italiano paga 6 miliardi di euro Sì, all'anno. e le voci sono diverse, in realtà l'inchiesta è molto approfondita, sui costi della chiesa.it si trova tutto con le fonti necessarie. In parte vanno per l'otto per mille, in parte per lo stipendio degli insegnanti di religione, in parte sono calcolate tutte le varie esenzioni di cui gode la Chiesa, per esempio sugli immobili. Fatto sta che è una cifra davvero molto alta, cioè potrebbe essere utilizzata per Ecco, tante fammi capire, come cose, ecco. UAR, voi siete per togliere completamente qualsiasi beneficio alla Chiesa Cattolica oppure, nel senso, a una collaborazione o a qualcosa che possa rivedere questi costi? Ma allora, il punto è che dovrebbe valere il principio di laicità dello Stato, quindi le singole confessioni religiose, non solo la Chiesa, dovrebbero, diciamo, provvedere alle loro esigenze in maniera interna, anche perché non è chiaro, per esempio, il meccanismo in cui vengono scelti gli insegnanti di religione. Li scelgono loro, ma li paghiamo noi. Non è perché, cioè, nel senso... Molti a questo criticano dicendo, però ad esempio i lavori che sul territorio fanno gli oratori è un lavoro ad esempio che va a sopperire a una mancanza magari dello Stato in certe situazioni. Come risponde la UAR in questo caso? Ma allora, sicuramente a livello di Stato si potrebbero fare più cose, nel senso banalmente per l'aggregazione giovanile, eccetera, eccetera. Io, per esempio, sono andata all'oratorio da piccola, cioè chiaramente ho fatto un percorso abbastanza tradizionale. Il problema è che mi ricordo che cosa c'era oltre al gioco e alla preghierina. Mi ricordo che comunque è stata, per quanto mi riguarda, è stato un percorso molto improntato sui dettami della religione cattolica, senso di colpa, preghiera, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe bello avere uno spazio laico. Quindi dici, benvenga, però chi si venga a parlare sempre un discorso di libertà, sempre mi sembra che voi, cioè, questo è quello che portate avanti, libertà di scelta, libertà per l'individuo poi di avere uno Sì. spazio neutro su cui proprio ognuno si crei la sua idea, questo giusto? Sì, anche banalmente l'ora di religione a scuola.
Sarebbe bello se ci fosse un'alternativa per tutti che non discrimini in base alla religione di appartenenza o dei genitori o del ragazzo. Poi molti questo in Cosa realtà. arriva un po' a fortuna, io ho avuto fortuna, esempio, la professoressa di religione che era illuminata e non abbiamo credo parlato di Gesù forse il primo giorno e Però, basta, mai allora, più, in ci abbiamo realtà. parlato di più tanto in realtà, e ci ha fatto degli insegnamenti, effettivamente so di molti professori che usano l'ora di religione come un momento appunto di confronto tra i vari ragazzi che ormai anzi arrivano anche da esperienze molto diverse, tu dici ok, teniamo, ma non magari Ma allora, tenendo. in realtà sul discorso dell'ora di religione c'è un po' di confusione e disinformazione, nel senso che l'ora di religione non è l'ora delle religioni, è l'insegnamento della religione cattolica, Ok. IRC. Deve essere impartito in conformità con i dettami della Chiesa. Poi che qualche insegnante di religione si discosti Facciamo da quello che dovrebbe reazionario. fare. Sicuramente ci sono, ne ho sentiti anch'io di racconti, no? Ma il mio insegnante parlava di tutte le religioni in maniera neutra, ma in realtà non è quello che dovrebbe fare, cioè l'insegnamento della religione cattolica è appunto l'insegnamento della religione cattolica, non è storia delle religioni o altro. Ok. Alessandra, chiarissimo tutto. Allora adesso i prossimi passi sono appunto capire cosa ATM vi dirà in definitiva. Voi avete fatto anche delle domande ben precise, no, ad ATM? Sì, perché allora loro ci hanno risposto con un comunicato stampa in cui appunto hanno anche giustificato la pubblicità della Santa Messa come un semplice evento. Non sono chiare molte cose, anche perché appunto non abbiamo accesso a questo regolamento. In particolare, banalmente, la distinzione tra pubblicità in movimento e pubblicità statica, perché? Cioè, perché non è accettabile esporre su un autobus una campagna dell'UAR? Però loro dicono che sarebbe accettabile farlo su un cartellone fisso in metropolitana, disturba meno secondo loro, cioè viene comunque visto, Poi quindi. l'hanno detto, però non l'hanno fatto, nel senso che mi hanno detto, però mi hanno fatto la Allora, loro, proposta. noi quando abbiamo chiesto ci hanno detto che non c'erano spazi Ah, ok. disponibili, neanche, perché allora noi inizialmente avevamo dato un periodo di riferimento, però quando io ho visto la situazione, ne ho parlato anche con gli altri, ho detto vabbè, proviamo a chiedere per dopo, Va bene partiremo a tutto. metà febbraio anziché prima. Ho provato a chiedere proprio questo, ovvero ma non ci sono spazi anche che partano dopo? Mi è stato risposto di no. Così come ho proposto un'altra immagine, quindi diversa da quella che abbiamo Ok, visto prima, ma questa immagine. tu personalmente l'hai proposta proprio? No, Cioè il tuo chiaramente ho gruppo, insomma, sentito. il tuo gruppo di lavoro proprio quello che ha seguito questa campagna. Ah, Sì, principalmente Milano, ok. chiaramente eravamo, cioè ci stavamo coordinando con Perfetto. il nostro responsabile campagna nazionale, la nostra Ma quindi responsabile insomma iniziative abbiamo. legali, Però. però abbiamo contattato appunto IGP proponendo un'immagine diversa da quella, Ok. senza però allegargliela. E ci è stato risposto che non era questione di immagine ma di argomento. Questa Ok. risposta così vaga non ci fa capire esattamente quale sia la posizione. Vuol dire che l'UAR non potrà mai fare pubblicità su ATM? Su autobus e metropolitana. Allora, noi nel nostro piccolo siamo qua ad aspettare la replica anche di ATM, di IGP, Deco, di chi si voglia esporre e dire la propria e a farci capire un po' di più questo regolamento, cosa dice, perché, la differenza ad esempio che c'è tra mezzi in movimento e affissioni invece statiche nelle stazioni. Insomma, noi siamo qua, voi so che avete appunto fatto richieste un po' più formali delle nostre, quindi proprio andando a chiedere gli atti della situazione. Alessandra, facci sapere come va avanti questa situazione, Stiamo va bene? aspettando novità. In conclusione, siamo in chiusura, lasciaci le coordinate invece per seguire la vostra attività, per magari potersi iscrivere alla UAR, dirvi anche dare un aiuto, che tipo di aiuto Sì, ci può anche dare. www.uar.it si trova Con due tutto, A, tutte, ricordiamocelo. sì, UAAR, si trovano tutte le informazioni, tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che facciamo e ci si può anche iscrivere, sostenerci nelle nostre battaglie. Perfetto, allora io ringrazio tantissimo Alessandra Stevan di UAR Milano, grazie Grazie, mille. grazie Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come al solito, oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione della sera di Milano News, l'informazione in diretta da Milano e della città metropolitana. E poi Good Morning Milano torna domani mattina, domani è martedì, come tutti i martedì, si parlerà di periferie insieme a Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Grazie mille a tutti, arrivederci e a presto.